iOS 16 è finalmente disponibile al pubblico da qualche giorno e se non l'avete ancora installato vi consiglio vivamente di farlo perché altrimenti vi perderete alcune chicche. In questo video ve ne mostrerò alcune. Detto ciò, non perdiamo tempo e iniziamo subito. Face ID adesso può riconoscere il nostro volto e finalmente direi anche quando iPhone è posto in orizzontale. Così come già avviene su iPad Pro. Funzione tuttavia disponibile solamente dalla serie 13 e 13 Pro in su. Dirigendoci in impostazioni batteria è possibile attivare, o meglio riattivare dopo tanto tempo, la percentuale della batteria lì nella barra di stato, proprio come accadeva un po' di tempo fa sugli iPhone senza notch. Funzione che tuttavia credo non sia disponibile su tutti gli iPhone, almeno ho provato su iPhone 12 e questa funzione non l'ho trovata. È finalmente possibile attivare la vibrazione quando si utilizza la tastiera. Per farlo basta dirigersi in impostazioni, suoni e feedback aptico, feedback tastiera e qui attivare la voce feedback aptico. E la vibrazione, tra l'altro, è molto molto precisa. Meglio tardi che mai. Solitamente quando viene inviato un messaggio attraverso Siri viene richiesta sempre la conferma prima dell'invio effettivo. Ecco, adesso è possibile skippare questa conferma e inviare il messaggio direttamente a meno che non si chieda esplicitamente di modificarlo o annullarlo. Per farlo basta andare in impostazioni, Siri ricerca, invia messaggio in automatico. Questa è comodissima. Adesso dalle impostazioni del Wi-Fi, tramite questo piccolo tastino modifica, è possibile andare a vedere tutte le informazioni, tra cui anche la password, delle reti Wi-Fi che sono salvate sul nostro iPhone. Apple Watch adesso consente la duplicazione dello schermo su iPhone, quindi potremo vedere ciò che accade e utilizzare anche il nostro Apple Watch direttamente dal nostro iPhone. Questa funzione la si trova semplicemente nel menu di accessibilità delle impostazioni di iPhone. iPhone adesso è in grado di riconoscere testo e di effettuare qualche operazione basilare non solo su immagini, come già accadeva, ma adesso anche in video. Quindi di base ci basterà mettere in pausa il video nel punto che ci interessa, selezionare il testo e copiarlo, cercarlo e via dicendo. Finalmente è arrivato un monitoraggio del sonno più accurato rispetto a quello presente nelle precedenti versioni di iOS. Monitoraggio del sonno che in generale presenta adesso più informazioni, tra cui anche la suddivisione nelle varie fasi del sonno, quindi fase REM, sonno leggero e sonno profondo. iPhone adesso introduce la compatibilità anche per i Joy-Con di Nintendo Switch, che potremo tranquillamente abbinare come un qualsiasi altro device Bluetooth direttamente dalle impostazioni Bluetooth del nostro iPhone e che quindi potremo utilizzare come controller per moltissimi titoli, in maggioranza quelli presenti su Apple Arcade, ma anche i giochi tradizionali pian piano riceveranno questa compatibilità. È finalmente possibile proteggere le nostre note con Face ID o Touch ID. Ho detto in generale possiamo utilizzare il passcode del nostro iPhone per proteggere le nostre note invece che utilizzare una password ad hoc per ogni singola nota che vogliamo proteggere. Nell'applicazione Salute è presente di default una nuova sezione chiamata Farmaci, dove è possibile inserire dei reminder per le eventuali medicine che dobbiamo assumere con una certa regolarità. Tra l'altro sul Watch è anche presente un'applicazione apposita. Adesso, durante un allenamento di tipo cardio, utilizzando ovviamente il Watch, avremo una visione più precisa e più accurata circa lo sforzo e le performance del nostro allenamento tramite questa nuova suddivisione in zone. Se ben vi ricordate, in foto sono presenti queste due categorie, ovvero foto nascoste e foto eliminate di recente, che da iOS 16 in poi saranno protette da password, quindi per accedervi bisognerà necessariamente inserire il passcode dell'iPhone o comunque utilizzare Touch ID o Face ID. E rimaniamo ancora in foto, poiché adesso è possibile copiare tutte le modifiche e gli effetti applicati ad una determinata foto o ad un video, e applicarli direttamente ad altri, senza quindi dover riapportare in maniera manuale tutte le modifiche fatte. Basterà solamente un clic. Foto adesso integra la bellissima, direi, possibilità di poter creare degli sticker semplicemente tenendo premuto sul soggetto. Questo verrà estratto dalla foto e dal background che lo circonda e potremo poi incollare ed inviare l'immagine direttamente nella nostra app di messaggistica. iOS 16 adesso include nuove opzioni per la personalizzazione della lock screen, infatti è possibile aggiungere widget, modificarne l'ordine, modificare lo stile di altri elementi e in generale sono presenti tante tante personalizzazioni. E a proposito di stile, nuovo design per le notifiche, che sono un po' più minimal, un po' più compatte, non si nota tanto su iPhone quanto più su Apple Watch. E in ultimo migliora anche Focus, ovvero questa modalità non disturbare avanzata.
In quanto adesso consentirà maggiore personalizzazione, sarà possibile filtrare i contenuti delle app sulla base della modalità impostata, ad esempio escludere alcune chat o mostrarne altre, e sarà possibile impostare una lock screen ad hoc per ogni modalità, quindi con sfondo, stile, widget differenti. E detto ciò, io spero che questo video, che queste chicche di iOS 16 vi siano piaciute. Fatemi sapere se l'avete già installato, se lo installerete, fatemi sapere se magari conoscete qualche altra funzione interessante. Detto ciò, seguitemi sui vari social, i link come sempre ve li lascio qui sotto in descrizione e noi ci vediamo come sempre in un nuovo video.